Dottoressa Sabella, cosa l'ha spinta a scrivere questo libro a nostro onore? Il libro nasce da un altro percorso, nel senso che era destinato a raccontare dell'altro. Poi in corso d'opera abbiamo dovuto cambiare il testo perché non avevamo il finale che ci aspettavamo e quindi si è deciso di raccontare la storia di un magistrato, che non è soltanto la mia storia, è un po' il racconto collettivo di questo mestiere, del significato che ha questo mestiere. Che sentimenti percepisce verso la magistratura in questo momento storico? Mi fa una domanda difficilissima, il mio sentimento nei confronti della magistratura rimane quello della ragazzina con gli occhi incantati dalle toghe e spero di non perderlo, però se ci guardiamo intorno, cioè, viviamo un periodo molto difficile in cui, come dimostrano vari provvedimenti legislativi degli ultimi tempi, si tende a rendere il magistrato un impiegato, quindi di fatto a deresponsabilizzarlo e a sminuire non tanto la figura del magistrato, perché poi siamo dei singoli, ognuno di noi vive la propria vita, ma a sminuire la grande e sacra funzione dell'amministrazione della giustizia. Lei è consulente della Commissione parlamentare antimafia. Ecco, qual è il suo giudizio sull'operato delle istituzioni nella lotta alla mafia? Io credo che ci sia un impegno da parte di tutti, poi è ovvio che ciascuno può fare di più, però per fare di più ci vogliono gli strumenti e soprattutto un'altra cosa, perché alla fine, insomma, tanti strumenti nel corso degli anni li abbiamo avuti. Bisogna continuare a crederci, bisogna non svuotare di significato tutte le cose che si sono fatte e quelle che ancora si possono fare. Grazie. Niente.